destro. Che gol! Golotto, che gol! Con destro! Mamma mia! Che gol! Nel finale di partita tra Lokomotiv Lauria contro la formazione Merengues, risultato di 0-0 tra le due formazioni in campo. Siamo qui con il capitano Lokomotiv Lauria, cognome. Primo tempo che vede sul risultato di 0-0, la partita è abbastanza equilibrata, però nel finale di primo tempo avete guadagnato una ventina di metri di campo e avete messo in difficoltà la difesa avversaria. Cosa mi dici? Sì, siamo partiti alla pari, una squadra molto collaudata la loro, e anche fisicamente stanno bene. Noi dobbiamo ancora recuperare un po' la forma fisica, però ce la possiamo giocare fino alla fine. Bocca al lupo per il secondo tempo. Andiamo a parlare ora con i giocatori. 10. Cognome? Campana. Primo tempo che vede sul risultato di 0-0, la partita è un... Facciamoci qualche entrata nuova. Ho detto. Primo tempo equilibrato, sì. La partita è sul risultato di 0-0, però nel finale di primo tempo avete un po' sofferto. Cosa mi dici? No, beh, stiamo giocando male noi, stanno giocando molto meglio loro, devo ringraziare il portiere se stiamo pareggiando ancora. Senti, cosa c'è da migliorare per il secondo tempo? C'è il solito problema che non riusciamo a costruire la manovra. Dalla difesa spaziamo solamente. Se riusciamo a fare questo, può essere che forse si riusciamo a cose buone. Bocca per il secondo tempo, la possiamo iniziare. Seconda parte di gioco, un saluto. Calcio, terza giornata, girone B, Super 8, Merengues contro Lokomotiv Lauria. 2-0 per la Lokomotiv. Il gioco in campo Zavarese, consegniamo la medaglia, scusa, è il primo spunto dell'ottica Emerson. E poi. Complimenti. Grazie a tutti. E poi il migliore dei suoi, Campana per le merengue. Campana. Davvero. Davvero una bella prestazione la tua. La squadra il primo tempo ha giocato bene, avete mantenuto, poi nel secondo tempo una specie secondo tempo ci siamo spenti, chiamiamo blackout. Il mister non sa fare le scelte giuste. Secondo me ha cambiato tutto il modulo e abbiamo preso palloni da tutte le parti. Allora il mister, diciamo, sta sotto esame, sì, da questa sì. Rischio esonero. È stata la tua prima partita, come l'hai vista la tua squadra? Sinceramente, Cimarillo. Gli attaccanti mancano, gli attaccanti nemmeno davanti alla porta segniamo, quindi ci vuole un punto di riferimento all'avanti. Pensi che il vostro che punto fa salire la squadra il vostro punto debole è la fase offensiva, sì. Che anche il calcentrocampo in divisa ricopre, sì, abbastanza sì, bene, giochiamo bene, però all'attacco non ci sono conclusioni verso la porta. Ti rivedremo nelle prossime gare o è stata un'apparizione? È stata un'apparizione. Sono come la Madonna. Spero di sì, ho anche altri tornei, quindi non so se è molto richiesto. Va bene, vuoi fare un saluto particolare? Saluto a tutta la squadra e mio fratello Luca. Un bacio, Luca. Complimenti, ciao. Ciao, sei in campo, hai dato geometria alla squadra, sempre. Diciamo il tuo ritorno dopo la prima partita d'assenza, il tuo ritorno ha fatto bene a tutti i giocatori. Così perché manca un po' d'ordine nella squadra, un po' di regia. Però la squadra è buona, però siamo qua a terra fisicamente. Ci manca un po' di forma fisica, si vede. Come infatti il secondo tempo siamo usciti fuori, il primo tempo abbiamo sofferto molto. Una squadra tosta all'avversario. Il primo tempo pensi che è stato sia solo una... No, della forma fisica, un approccio anche sbagliato. Sbagliato perché comunque andiamo sul campo sempre per scherzare, io non prendiamo la partita seria. Poi quando siamo in difficoltà facciamo quel carattere che... Mancanza di concentrazione. Esatto. Come la vedi questa squadra? Cioè, manca qualcosa o va bene così? Manca un attaccante che fa lui. Infatti stasera Ciancio ha giocato in porta per l'assenza. Anche se fisicamente Ciancio è un po'. Però fa peso, diciamo, una punta di peso. Che De Martino deve solo correre. Vuoi fare una dedica speciale a qualcuno? No, dedica a tutti i ragazzi. Abbiamo una bella vittoria. Una vittoria importante. Come dice mercoledì abbiamo i derby. Quindi mercoledì prossimo, mio fratello. Quindi. Va bene. Derby in famiglia. Bocca al lupo per il prossimo. Complimenti ancora. Ciao.